Procuratore, oggi abbiamo presentato il bilancio sociale della Procura di Bari del triennio 2020-2022. È la prima volta che si presenta, la seconda volta che viene redatto. Ci sono numerosi punti da evidenziare, ma sembrano, diciamo, importanti quelli relativi alle risorse economiche acquisite grazie alle intercettazioni. Sì, il punto su cui noi abbiamo voluto essere trasparenti, cioè far vedere ai cittadini quello che noi facciamo, è che in realtà abbiamo messo in raffronto, usando proprio criteri di carattere aziendalistico, da una parte quanto spendiamo, dall'altra quanto, tra virgolette, guadagniamo mediante i sequestri di patrimoni illeciti. Le cifre sono assolutamente, diciamo, diverse. Pensate, solo nel 22 abbiamo sequestrato circa 240 milioni di euro, spendendo 3-4 milioni per le intercettazioni. Senza quelle intercettazioni non avremmo mai potuto, diciamo, recuperare tutti quei patrimoni illeciti. Intercettazioni che vengono utilizzate non soltanto per i reati di competenza dell'antimafia, ma anche molto per quelli di pubblica amministrazione, contro la pubblica amministrazione. Certamente contro la pubblica amministrazione o anche molto nel recupero, diciamo, di quelle somme che non vengono versate allo Stato, all'erario, perché sottratte appunto attraverso dei meccanismi fraudolenti. C'è una grossa percentuale di smaltimento dei fascicoli arretrati. Sì, noi stiamo continuando a diminuire il nostro carico anche nel periodo del Covid, grazie al grandissimo sacrificio dei colleghi, si è riusciti a ridurre di diverse migliaia, diciamo, di fascicoli nel numero generale, che purtroppo però ancora pendono. Uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 che state realizzando molto bene è quello della tutela delle donne in particolare. Ci parlavate di tempi molto rapidi nella definizione di fascicoli del Codice Rosso. Sì, i fascicoli di codice rosso sono nella Procura di Bari considerati prioritari già prima della legge. Attualmente in pochi giorni, con un controllo rigoroso degli elementi di prova, si arriva a una misura cautelare, soprattutto quelle misure che impediscono l'avvicinamento dello stalker alla donna. In calce al bilancio da voi presentato si parla del Parco della Giustizia. Sì, questo è un progetto importante, noi ci crediamo, stiamo vedendo che i termini sono rispettati, intanto ci stiamo trasferendo alla nuova torre e siamo felici. Grazie.